In questo momento abbiamo circa 460-470 persone che hanno una diagnosi positiva per coronavirus. La gran parte di queste persone, confermo, sta al proprio domicilio con una sintomatologia respiratoria modesta, soltanto una piccola parte è ricoverato nei nostri ospedali. Circa 360 persone in questo momento sono seguite a domicilio dal proprio medico di medicina generale. E la Toscana Sud-Est si conferma come il territorio che ha un numero di casi inferiori rispetto a quelli delle altre zone della Toscana. Per dare un parametro di riferimento, la Toscana Nord-Ovest ha circa 1.000 pazienti con diagnosi positiva per corona, mentre invece sulla Toscana Centro siamo sulle 800 persone. Il tampone resta ad oggi, l'effettuazione del tampone resta ad oggi, secondo le acquisizioni della scienza medica, il principale strumento di diagnosi. Diagnosi che viene fatta su indicazione dei medici dell'igiene pubblica. Quindi, tutti i pazienti che sono seguiti, tutte le persone che sono seguite dall'igiene pubblica, se asintomatiche, devono mantenere la loro condizione di isolamento a domicilio, mentre invece quelli che manifestano sintomi, raccordandosi con l'igiene pubblica, saranno invitati, come sono adesso, ad eseguire il tampone. A differenza però del metodo originariamente usato e da un'equipe infermieristica che andava a casa delle persone, in alcune città come Grosseto, Arezzo, Siena, Valdarno, Valtiberina e Chianciano cominceranno da domani progressivamente. Quindi da Grosseto abbiamo iniziato oggi, Arezzo domani, Siena mercoledì, Valdarno giovedì, in luoghi che saranno comunicati ai pazienti che devono effettuare il tampone, i pazienti potranno recarsi con la loro autovettura nel posto dove saranno seguiti per effettuare il tampone. Termine che troverete nei giornali, si parla di drive-through, è una tecnica che consiste nel fatto che il paziente resta alla guida del proprio autoveicolo. Abbassa il finestrino, personale specializzato effettua il tampone, il paziente chiude il finestrino e ritorna a domicilio. Non è una procedura diagnostica aperta a tutti. Chi decide quando servono è il medico dell'igiene pubblica che ha in carico la persona. Abbiamo in questo momento in carico circa 3.000 persone nel territorio dell'azienda. Di questo gruppo, le persone che hanno sintomi dovranno rivolgersi all'igiene pubblica e potranno effettuare il tampone. Abbiamo potenziato moltissimo gli ospedali di Arezzo e di Grosseto e i laboratori di Arezzo e di Grosseto, che lavorano H24 tutti i giorni della settimana, domenica inclusa, per garantire l'attività di analisi dei tamponi che vengono effettuati. L'unica condizione è che vi sia indicazione al tampone. Se non c'è indicazione al tampone, il tampone non si può fare a pagamento, il tampone non lo possono fare i soggetti che stanno bene, giusto per vedere se hanno il virus nelle prime vie aeree. Il tampone va fatto quando vi è l'indicazione. L'ultimo punto che tocco è quello dell'RSA. È una situazione complicata. Stiamo purtroppo registrando dei casi positivi anche negli ospiti residenti nell'RSA. Ed è per questo che ieri ho istituito una unità di crisi diretta dal direttore dei servizi sociali e coadiuvata dal direttore di zona distretto. Gli ospiti residenti nell'RSA costituiscono una popolazione fragile e quindi come tale vanno tutelati nel migliore dei modi. È un obiettivo prioritario dell'azienda.